Buonasera a tutti e bentornati a una nuova puntata di Quattro Battute. Anche oggi parleremo di miti, episodi, leggende, parleremo di musica ovviamente. Ma oggi comincerò da qui, da un ricordo personale, da chi colorava le immagini dei film come nessuno, a mio avviso, ha ancora saputo fare così bene. Ma forse io sono di parte. Ho avuto modo di conoscere il maestro Ennio Morricone molti anni fa. Lui e mio padre hanno per diversi anni organizzato un premio all'arte, alla cultura, alla musica, che si chiamava Premio Michelangelo, ricoprendo rispettivamente i ruoli di presidente e segretario generale. Oltre a loro c'era tutta una giuria fatta di personalità provenienti da svariati ambiti e gli anni del premio li ricordo con una gioia e una leggerezza inestimabili, unitamente alla coscienza di aver potuto vivere il privilegio di conoscere mostri sacri che hanno regalato a noi comuni mortali bellezza ed emozioni impagabili, come dico spesso. Il maestro, perché io l'ho sempre chiamato maestro, mi regalò sorrisi, consigli preziosi e tante perle di saggezza romana e confidenza che difficilmente dimenticherò, o meglio, come piaceva dire a lui, difficilmente faticherò a ricordare. Lo so, per il resto dei miei giorni lo saprò. Ovviamente tutto ciò condito con la dolcezza di quella splendida donna che è sua moglie Maria, che così bene è riuscita a custodircelo fino a quando Ennio non è andato via. Ricorderò i pranzi con Alberto Sordi, i due premi Michelangelo sapientemente fissati dall'organizzazione nei giorni del derby Roma-Lazio, che videro lui e mio padre, accaniti tifosi giallorossi, abbracciarsi ai gol della nostra squadra, incuranti della necessaria compostezza richiesta dalla Basilica di Stato, dove il premio aveva luogo. Ricorderò le sue domande su New York, che scoprì non conoscesse affatto, nonostante ci fosse andato già nel 2005, almeno 20 volte per registrare diversi capolavori. Sì, ma per fare solo quello e nulla più, per suonare la sua musica. Ricorderò la curiosità che dimostrava in tutto e la sua timidezza che solo in tarda età ha lasciato allontanare dal suo personaggio, mostrandoci la sua splendida fragilità di uomo. Mi sembra ieri quella prima telefonata. Ciao Andrea, sono Ennio Morricone. Sono in casa i tuoi? Non parlai, bofonchiai qualcosa e per giunta i miei non c'erano. Si hanno molti ricordi di chi si è avuto il privilegio di conoscere e di condividere con il resto del mondo, ma quando quelle persone entrano nei tuoi spazi, respirano con te le tue giornate, le tue cene, le tue risate, quando quelle persone dismettono il ruolo geniale che le presenta al cospetto dell'arte, tu continui a sentirne la musica. E io la sento ancora quella musica. Questa, non so perché. C'era una volta in America, per esempio. E allora lo sai come finisce? Che potrei scrivere tante cose, dire tante cose, ma alla fine concludo i saluti con questa. Maestro, Andrea Caro, suoni? Lei mi insegna. Possiamo vivere senza musica? Sì, suono. Come sta? Bene, grazie. Ho appena saputo che mi hanno dedicato un asteroide. Cavolo, dovrò faticare per avere un pianeta intero allora. Sorridemmo di gusto in quel bar e ora mi sembra un secolo fa. E ne vorrei ancora, anche di quell'orribile caffè d'orzo che allora prendevo inspiegabilmente per sentirmi un salutista. Grazie Ennio, la tua musica ha portato altrove il buio che era dentro molti di noi. Ma questo te lo dissi molti anni fa. La mente geniale di Frank Zappa smise di respirare nel 1993, quando quel musicista brillante, nonché re del paradosso, morì a soli 52 anni. Nella sua autobiografia, che vi consiglio se volete scoprire quanto poteva e sapeva essere dissacratore e velenoso, ci sono due episodi che mi tornano spesso alla mente lasciandomi un sorriso. Il primo ha come protagonista Jimi Hendrix e Buddy Miles, il suo batterista, che fecero visita a Zappa in quello che lui chiamava il buco di Charles Street.
un appartamento newyorkese dove Zappa fu solito passare molte ore a letto, fare colazione e giocare con il suo bambino di 3 mesi, e dove visse lì con sua moglie Gail e il bambino. Un seminterrato nel West Village, l'appartamento aveva un giardino e le sue pareti erano tappezzate di manifesti e spartiti e ritagli di riviste. C'era un poster a figura intera di Frank nell'ingresso e una sedia a dondolo in soggiorno con una copertina all'uncinetto che recitava Why? What pigs? In più, Frank raccontava nel 1968, è stato nostro privilegio occupare questo spazio, appunto sul Charles Street, durante lo sciopero dei rifiuti. I detriti erano ammucchiati proprio fuori dalla finestra della nostra camera da letto. Di notte ascoltavamo i topi. Detto ciò, dicevamo, un giorno si presentò Jimi Hendrix col suo batterista. Miles, che poi avrebbe impreziosito con il suo drumming anche la musica di Bowie, Aretha Franklin, Stevie Wonder, Neil Young, Barry White e molti altri, aveva conosciuto il chitarrista mirabolante a Montreal e proprio lui, Jimmy, lo aveva voluto in studio per registrare 3 brani di Electric Ladyland, nonostante nella formazione originale militasse il conosciutissimo e funambolico Mitch Mitchell. Quindi i due bussarono alla porta di Zappa, che probabilmente aveva a sua volta incontrato Hendrix al Teen Angel. Il chitarrista indossava dei pantaloni di velluto verde ricamati e quel giorno con Buddy Jimmy era pronto per andare ad una festa. Buddy disse soltanto «Ciao Frank», poi si sdraiò sul divano e si addormentò russando. Restarono circa 1 ora e mezza e durante tutto il tempo Buddy Miles, dormì. Invece Hendrix, per sfoggiare un passo di danza, si strappò i pantaloni verdi fino al cavallo, così che Gail dovette ricucirglieli. Quando fu il momento di andare via, Jimmy non fece altro che dire «Dai, Buddy!» Così il batterista interruppe la gigantesca russata e poterono insieme togliere il disturbo. Il secondo racconto... Zappa era da Manny, a New York, nel 1969, e fuori pioveva. Manny era un famosissimo negozio di strumenti musicali. Dopo un po' bagnato, entrò un ragazzo e si presentò come Paul Simon, invitando subito a cena a casa sua quella sera stessa Zappa, fornendogli l'indirizzo. Frank accettò e la sera stessa si fece trovare puntuale. Appena varcata la soglia, subito vide Simon in ginocchio davanti a quello che sembrava essere uno stereo Magnavox. Teneva l'orecchio proprio sull'altoparlante, ascoltando un disco di Django Reinhardt. In pochi istanti, senza una ragione apparente, annunciò di essere sconvolto perché quell'anno doveva pagare $600,000 di imposte sul reddito. 600.000. Questa era un'informazione completamente non richiesta e ho pensato, disse Zappa tra me e me, se solo potessi guadagnarli $600,000. Cosa dovevi guadagnare per dover pagare così tante tasse? Questo fu il primo pensiero di Zappa. Poi giunse a Garfunkel e i tre parlarono moltissimo. I due, Simon e Garfunkel, non andavano in tour da molto tempo e a Zappa raccontarono che agli inizi il loro nome d'arte era Tom e Jerry. Tom e Jerry. Subito, senza pensarci un attimo, a Zappa sembrò geniale, anche gentile, fare l'offerta: domani sera suoneremo a Buffalo, perché non venite lassù e non aprite per noi come Tom e Jerry? Non lo dirò a nessuno. Uscirete là fuori e canterete solo le cose vecchie, niente brani di Simon & Garfunkel. Hanno adorato l'idea e hanno detto che l'avrebbero fatto. Così aprirono la serata come Tom e Jerry. Zappa fece il suo spettacolo e alla fine richiamò i due per un paio di pezzi finali. Sono usciti e hanno suonato Sound of Silence. A quel punto è venuto in mente a tutti che sì, erano Simon & Garfunkel. Ozzy Osbourne deve ristrutturare casa. Per la precisione, deve trasformare un fienile in un'abitazione. Lì a Jordans, cittadina del Buckinghamshire, dove risiede. Purtroppo però il consiglio comunale gli ha vietato i lavori di ristrutturazione. Il frontman dei Black Sabbath aveva fatto una regolare domanda di autorizzazione per trasformare un edificio nella sua proprietà in una casa con 2 camere da letto.
ma il Chiltern District Council ha negato il permesso, sostenendo che ci sono prove, molte prove, che in quel fienile ci sono dei pipistrelli, una specie protetta nel Regno Unito. E dunque le autorità hanno annunciato che non concederanno nessun tipo di permesso a meno che Ozzy Osbourne non sia in grado di garantire la salvaguardia degli animali. È probabile, però, che ripensando all'episodio del 1982, il cantante dei Black Sabbath abbia pensato a uno scherzo del karma. Siamo al Veterans Memorial Auditorium di Des Moines, la capitale dell'Iowa. È il 20 gennaio 1982 e Ozzy è al top della forma, moltiplicando le follie di Live in Live. Ha pubblicato da poco Diary of a Madman, il secondo album da solista, e questo, dopo lo scioglimento dei Black Sabbath, sembra essere il tour più atteso. Ovviamente Mark Neal, un 17enne, non può perdersi lo spettacolo del suo idolo. E proprio perché Ozzy è un suo idolo, decide di portargli un regalo. Un regalo che al Madman non può non piacere. Un pipistrello morto da 2 settimane, ucciso dal simpatico Mark nel cortile della scuola ed introdotto al concerto dal fratello, nascosto sotto il cappotto e nascosto quindi alla security. Ad un certo punto, al culmine della performance del suo eroe, sempre Mark lo prende e lo scaglia sul palco. Ozzy, complici le luci, complici alcol e droghe varie assunte, convinto forse fosse un animale finto, lo addenta staccandogli la testa. Ho capito subito che c'era qualcosa di strano. All'improvviso la mia bocca si è riempita di un liquido denso e caldo che aveva il retrogusto peggiore che potreste mai immaginare. No, il resto di quanto dichiara Osbourne non ve lo dico, andatevelo a leggere nella sua autobiografia. Per capire quanto risalto però abbia avuto per lui quell'episodio, aggiungo che nel 2019, proprio il 20 gennaio, l'artista ha voluto ricordare la bravata mettendo in vendita come gadget un pipistrello di peluche con testa staccabile. $40. Ancora oggi è disponibile, ma io, lo giuro, non l'ho ancora acquistato. Precisato ciò, ci lasceremo fino alla prossima puntata di Quattro Battute con una domanda. Cosa ne sarà del fienile di Ozzy? Diventeranno 2 camere bagno? Grazie a tutti per avermi di nuovo dato fiducia, ascoltato e seguito. Grazie di nuovo al Quid e al suo staff per avermi sopportato e per aver permesso che tutte queste parole andassero in giro. Sono Andrea Borrelli e vi aspetterò qui ancora per un'altra puntata di Quattro Battute. Arrivederci. Tu non mi conosci, tu non mi hai mai visto. Sono l'uomo nero, sono l'uomo giusto.